Buongiorno e buon primo dicembre, finalmente è arrivato il mio mese in assoluto preferito, sia per il mio compleanno che per Natale, ovviamente, che aspettiamo tutti. Io sono già in piedi da un po', infatti vi ho fatto vedere, ho fatto colazione, mi sono lavata, fatto i capelli, sistemata un po' la faccia per darvi il buongiorno nel migliore dei modi e non farmi trovare sempre struccata e in condizioni pessime. Però, come i Vlogmas dell'anno scorso, che iniziavano con i calendari dell'avvento, anche quest'anno la prima cosa che dobbiamo fare insieme è aprire i calendari. Anche se in realtà adesso devo farvi tutta una spiegazione. Procediamo, facciamo così. Ve li faccio vedere e poi vi spiego come li aprirò oggi. Il primo comprato già praticamente ad ottobre perché avevo paura di non trovarlo più perché l'anno scorso sono rimasta fregata e non l'ho trovato. È questo qui di IKEA che non vedo l'ora di aprire perché ha dentro tutti i cioccolatini. Adesso al contrario, ecco qui. E quindi appunto non vedo l'ora di aprirlo e vedere il cioccolatino del giorno. Mi piace un sacco questa cosa di un cioccolatino al giorno fino a Natale. Ma anche perché sono tutti quanti comunque particolari. Bene o male sono uno diverso dall'altro, quindi mi piace un sacco. Invece, per quanto riguarda il calendario, diciamo, beauty, ho comunque pensato di non di cose da mangiare, se vi ricordate bene, l'anno scorso ne avevo addirittura due. Quest'anno ho cercato, ma non ho trovato nessuno che mi ispirasse più di tanto, comunque che ne valesse più di tanto la pena. Volevo qualcosa magari a tema di skincare, l'unico che avevo trovato abbastanza interessante è quello della Clinique, però anche quello alla fine non mi ha convinta al 100% e quindi cosa ho fatto? Ho chiesto a Davide di realizzarmelo lui, ovviamente non soltanto a tema skincare, ma praticamente gli ho dato un po', diciamo, dei miei carrelli, delle cose che mettevo in mano nelle applicazioni, nei vari negozi, e lui si è fatto un giro appunto nei carrelli e ha fatto lui. E poi credo abbia preso anche qualcosa a sorpresa che non so, però appunto me l'ha praticamente realizzato tutto quanto lui. L'unica cosa mi ha detto di aspettare stasera per aprirlo perché si è dimenticato una cosa sul primo giorno, ora non so che cosa, ve lo faccio soltanto vedere perché ovviamente so dove l'ha messo, quindi ve lo faccio vedere un attimo, però stasera quando poi lui arriva da lavoro lo apriamo insieme a lui. Eccolo qui, praticamente ha utilizzato questo scatolone che avevamo già in casa e vabbè, qua vedo che ci sono anche delle frasi. Vabbè, faccine, non lo so, raga, non so cosa si è studiato, sinceramente. Però mi piace un sacco l'idea che comunque ci abbia dovuto pensare lui. Io l'uno non lo vedo neanche, però vabbè, ci pensiamo poi appunto stasera quando arriva lui. Non ho capito se si è dimenticato qualcosa, appunto. Però mi ha detto: se puoi, aspettami. E allora lo aspettiamo così, lo apriamo direttamente con lui. Dovete sapere però che a nostra insaputa i genitori di Davide hanno praticamente fatto la stessa cosa che ho chiesto io a lui di farmi, ovvero ci hanno realizzato loro un calendario dell'avvento personalizzato, completamente a sorpresa, ma veramente fatto molto bene, cioè molto carino. Adesso ve lo faccio vedere perché è super sfizioso. Se mi seguite su Instagram, in realtà ve l'ho già fatto vedere perché non ho resistito e non vedo l'ora di aprirlo, ma anche questo ho da spiegarvi una cosa, prima ve lo faccio vedere. Ecco qui, questo è il calendario che praticamente ci hanno realizzato i miei suoceri. Super carino, hanno anche scritto calendario dell'avvento, però la cosa è che è per la mamma e per il papà e per il baby, ovviamente. Quindi qua ci sono un sacco di sacchettini che io non vedo l'ora di aprire, ma dato che ho paura che proprio il primo giorno vado a beccarne uno, pensato anche per Davide, visto che devo comunque aspettarlo per aprire il suo stasera, facciamo che anche questo lo apriamo poi stasera insieme. Tra l'altro, eccolo qui il primo. È anche abbastanza un po' consistente, mi sembra comunque. Quindi stasera quando lui arriva lo apriamo. Ma poi guardate come sono carini tutti i sacchettini, uno diverso dall'altro, cioè impazzisco, bellissimi. E quindi l'unico che apriamo adesso è quello di che almeno ci consoliamo con un cioccolatino. Per gli altri due dovete aspettare più avanti. Apriamo finalmente questo benedetto calendario. Vediamo un po'. Devo trovare ovviamente la casellina numero 1 che non vedo. Eccola qui.
Vediamo. Wow, super carino. Io non riesco a prenderlo. Eccolo qui, vediamo un po' cos'è. Cioccolatino alla vaniglia? Sì, perché è l'unico fatto così. Qua c'è un altro, ma è sempre cioccolatino alla vaniglia. Guardate che bello. Vado, assaggio. Buonissimo, raga. Troppo buono. Che poi avrei potuto benissimo aspettare ormai post pranzo per godermi il cioccolatino, perché è ormai appunto ora di pranzo, infatti se sentivate un rumorino in sottofondo è perché ho messo sulla pentola, quindi sente il rumore del gas, però io super ingorda ovviamente, non vedevo l'ora di aprirlo e quindi anche se manca poco al pranzo volevo il mio cioccolatino, già che gli altri due devo aspettare stasera mi scoccia. Però nel frattempo direi che vi posso spiegare un attimo quello che ho pensato per i Vlogmas di quest'anno. Magari mi metto un attimo più comoda sul divano, aspettate. Allora, come ho già accennato su Instagram, quasi sicuramente per quanto riguarda i Vlogmas di quest'anno non farò un video al giorno nella maniera più assoluta, perché non ce la posso fare, ma soprattutto perché comunque dopo un po' secondo me si perde l'interesse, nel senso che io non ho una vita così entusiasmante da dover filmare tutti i giorni qualcosa di diverso, soprattutto ora che siamo nel periodo della sessione, più che studiare, uscire così per fare qualche commissione, oppure poi faremo i regali o faremo l'albero, però più che questo andare a fare le visite per quanto riguarda la gravidanza non ho altre cose, quindi cercherò di continuare a fare magari un video a settimana come al solito. Sicuramente quello che farò sarà riprendere tutte le giornate, che quindi vedrete negli short che ho iniziato a fare da metà novembre più o meno, quindi quello credo di farlo. L'unica cosa però per quanto riguarda i calendari dell'avvento continuerò a poi ad aprirli su Instagram soltanto nei giorni in cui proprio farò un video vlog, allora li aprirò qui su YouTube e quel giorno appunto non ci saranno le storie di Instagram con i calendari, però altrimenti saranno lì. Per quanto riguarda i video, tra l'altro, sto pensando anche di non fare per forza soltanto vlog, ma magari di inserirci in mezzo anche qualche altra tipologia di video, non lo so. Non mi sono organizzata niente, voglio andare un po' a braccio. Quello che mi viene da fare faccio, senza però costringermi a far nulla, perché altrimenti diventa semplicemente un peso e non è il caso. Però appunto, comunque credo nelle giornate ci terremo compagnia quel minutino di video che appunto passa in fretta, però comunque è un po' di compagnia. Pranzo pronto, 2 uova sode e cime che avevo già preparato ieri, così oggi ho dovuto soltanto scaldarle e non star lì invece a pulirle, lavarle e cucinarle. Buon appetito! Allora, io adesso ho finito di mangiare, mamma mia, suo schermo fa pietà nel computer, comunque mi metto a combinare qualcosina qua dentro lo studio, infatti devo andare avanti con delle lezioni, quindi delle cose dell'università, ma poi devo anche man mano iniziare magari già a montare un pochino questo vlogmas. E prima però mi accendo un pochino lo scaldino perché qua dentro fa freddissimo, quindi mi accendo quello. Avrei preso la busta dell'acqua calda, ma vi faccio vedere cosa è successo stanotte. Praticamente io utilizzo sempre questa che è la busta dell'acqua calda elettrica, quindi che si attacca con il filo e si riscalda, ma stanotte mentre dormivamo ad un certo punto mi sono svegliata e il letto era bagnato perché questa praticamente si è rotta e quindi ha iniziato a perdere tutta quanta l'acqua, quindi adesso vado a buttarla perché tanto non c'è modo per ripararla. Tra l'altro non ho idea di come sia potuto succedere perché io la utilizzo praticamente tutti i giorni e fino a ieri funzionava, però come vi ho detto appunto stanotte mentre dormivamo sentivo qualcosa di umido e era quella che perdeva acqua, quindi subito tolta. Solo che è praticamente una tragedia perché io la scaldavo e poi la mettevo nel letto in modo che poi quando mi andavo a infilare nel letto lo trovavo almeno un pochino tiepido perché altrimenti è sempre freddissimo.
E quindi devo cercarne subito un'altra, assolutamente. Ora mi accendo un pochino lo scaldino, almeno 5-10 minuti, così scalda qui lo studio che tanto è piccolissimo, quindi ci va un attimo a scaldarsi, però almeno non sento tutto questo freddo perché non va bene. Cinque e mezza e io mi sono già messa le scarpe perché mi sa che ha suonato, aspettate. Stavo dicendo, Davide mi ha avvisato che esce un po' prima da lavoro e infatti è arrivato perché dobbiamo fare delle commissioni, tra cui devo passare in farmacia perché gli ho ordinato degli integratori che prendo tutte le mattine perché stamattina avevo l'ultimo, quindi domani mattina assolutamente mi servono e devo andarli a prendere dopo in farmacia. E poi dobbiamo fare anche degli altri giretti. Tornati adesso a casa, che sono le 8, 8 qualcosa, e abbiamo trovato anche la borsa dell'acqua calda che vi ho fatto vedere prima che mi si è rotta. L'unica cosa un po' triste perché è tutta nera, ma c'era o nera o bianca, ma bianca ho paura si sporcasse troppo in fretta utilizzandola tutti i giorni, quindi nera. Allora, finalmente è arrivato il momento calendari dell'avvento, quindi inizio a prendere questo qui che abbiamo già visto stamattina che è il numero 1 e adesso vediamo cosa si è studiato invece Davide. Allora, quello di Davide me l'ha spostato qui. Qui c'è già un biglietto, spoiler del giorno, se il pacco numero 1 vuoi trovare mi sa che un botto devi scavare. Bene, ecco perché stamattina non lo trovavamo. Qui c'è un foglio che è apparso magicamente, cioè praticamente una lettera. Allora, fate pausa, io nel frattempo me lo leggo, perché ecco così ve lo inquadro tutto, fate pausa, perché sennò vengono 10 minuti di video. Allora, a questo punto, dopo che avete letto, io sono morta dalle risate. Ok, stava crollando tutta l'impalcatura qui, ma dobbiamo cercare il numero 1. Madonna, questo pesa un botto. Ah, eccolo qui, è proprio l'ultimo. Ci ho già ficcato un mille dentro, quindi mi sa che l'ho già rovinato. Oddio, ho rotto qualcosa. Sì, l'ho detto già prima. Pacco numero 1. Io vi inquadro anche quello che c'è scritto. Che la magia del Natale accompagni queste feste nella maniera più fastidiosa e cafona possibile. Bling bling. Io ho paura. Ok, allora ho fatto un po' di spazio. Apro, eh. Oh, ma sono orribili queste cose. Delle super sobrie ciabattine da Elfo. Ecco il famoso bling bling. Orribili. Lo sai che non le metterò mai, sì? Vabbè, dai, apprezziamo lo sforzo. Cioè, questa è una cosa fatta apposta per farmi un dispetto. Le regie suggeriscono ti tengono caldi i piedi. Lasciamo perdere. E poi fanno Natale soprattutto. Orribili. facciamo che aprire l'altro, va? Apriamo quello dei suoceri. Vuoi venire a vedere? Allora, apriamo questo. Fondente con fave di cacao e anice stellato, la tavoletta di cioccolato, buonissima! E poi ci sono un botto di caramelline, cosa sono? Ah, chicco di caffè, uvetta rum, per te.
Cappuccino, amaretto, che buoni! Buonissimo! Super contenta io! Bene, dai, primo giorno mi è piaciuto, il dolcino di liche era buonissimo, tu non l'hai visto, ma era troppo buono. Le Grazie, ciabatte fanno cagare. grazie di tutto. Grazie, grazie amici, è stato un piacere. L'avventura si conclude qua. No, non è vero, sono carine, però non le metterò mai perché sono troppo ingombranti, amo, Ma ti dai. tengono caldo i piedi? E poi vabbè, cioccolate e caramelline qua, sempre super apprezzate, quindi sono molto contenta. Ora in tutto ciò andiamo a mangiare perché non abbiamo ancora cenato. Raga, è finita che mi ha obbligato a metterlo. Però devo dire che ha ragione perché ho già i piedi bollenti. Allora, abbiamo finito di cenare, ora sono in bagno così mi strucco, mi metto già il cerchiettino così poi mi posso lavare per bene il viso e dopodiché pigiamino e vi saluto perché secondo me questo video è già venuto molto più lungo di quello che speravo, ma avrete sentito che ho ancora le ciabatte ai piedi perché mi ha obbligata. E se dopo assaggiamo la cioccolata che abbiamo aperto prima, ve lo faccio sapere. Aggiungo magari una clip, però devo assolutamente andare a montare e esportare questo video perché non posso lavorarci neanche domani mattina perché abbiamo la visita con l'ostetrica, quindi deve essere pronto per domani mattina, anche perché voglio farlo uscire un po' presto, cioè un po' prima rispetto alle 2, in modo che se riuscite a guardarlo, poi almeno apriamo insieme su Instagram i calendari dell'avvento. Quindi ho ancora un po' di queste cose da fare. Allora, momento assaggio cioccolata. Vai. Sì, l'abbiamo già vista prima, vai avanti. Che forte come è fatta. Cestettino. Pezzettino tu, pezzettino io. È all'anice, fondente all'anice. Vai. Buonissima. Profuma un botto di anice. Anche il retrogusto è buonissimo, vero? Ti piace? Un bocco. Buonissima. Cosa? Buonanotte.